get a shiver in the dark. It's raining in the park. Meantime. Buonasera a tutti. Allora, sono Emilio Martinenghi, ho 62 anni. Da 9 anni non faccio politica, ma la seguo sempre. Faccio parte di quelli che il partito ce l'hanno sicuramente sulla pelle, ma l'hanno vissuto prima attivamente. Sapete, sono stato sindaco a Curelia, presidente della sezione, come tanti, e quindi non è che c'è troppo da dire su questo, perché da noi si vive di questo volontariato, di questa attività di politica di milizia, quindi mantengo una certa opinione che tante volte, e penso sia anche più difficile fare il municipale o il sindaco di un piccolo comune o di un grande comune rispetto a essere un grande dirigente di partito, ma insomma in generale, dove la continuità o la vicinanza col paese è vissuta in un modo un po' più distaccato. Quindi la mia attività è assolutamente normale, ma ripeto, da 9 anni sono fuori dal partito attivamente, però l'ho sempre vissuto e continuamente soffro un po' questo distacco dalla società civile rispetto alla politica. Devo dire che in questi anni ho cercato di dare una mano al partito, sostenendolo con delle iniziative, partecipando a dei gruppi di aiuto, soprattutto di natura finanziaria, e ho cercato questi aiuti al di fuori della cerchia stretta della politica. E ho trovato delle risposte. Prima di tutto ho trovato gli aiuti, ma però ho trovato anche una critica molto chiara. Cioè, dicevano, ma la politica cosa è? Cosa fa per noi? Cos'è che è questo partito liberale? Come sta vicino a noi? Soprattutto pensando agli imprenditori, ai lavoratori, alla gente, diciamo, del paese in cui io mi identifico. Ecco, non so perché, comunque sono stato chiamato dalla Commissione Cerca, non so chi ha fatto il mio nome, non l'ho chiesto, mi interessa anche francamente poco, in questa fase soprattutto, però se c'è stata una chiamata io ho risposto. Ho risposto perché penso che in questo momento forse posso dare un esempio, non ai politici, ma a chi non fa la politica. Posso dare un esempio che persone come me a 62 anni, che hanno lavorato per quasi 40 anni in questo Ticino, che hanno sicuramente avuto dei benefici dal territorio che non sono stati creati dal nulla, ma da chi ci ha preceduto, da chi ha formato anche le istituzioni, le condizioni giuste, dovesse oggi dire ma perché no? Perché non posso dare io qualcosa? Io non sto correndo contro Alessandro o contro Natalia, assolutamente no. Io sono qui per dare una possibilità di scelta, probabilmente, di un'impostazione magari anche nuova, come la penso io, per portare la politica vicino alle persone e le persone vicino alla politica anche, cercando soprattutto anche il rispetto che i politici devono avere. Oggi manca, dal mio punto di vista, questo rispetto verso chi fa politica. Si guarda la politica con molta superiorità, con distacco. Sembra una cosa un po' che fanno solo certi, no? Questo nell'accezione generale. Rispettivamente il politico che deve comunque rendersi conto che deve star vicino alla gente. E oggi sappiamo tutti che chi è in politica lavora molto, ma forse non riesce a far passare questo discorso qua, o non lo fa come dovrebbe farlo a volte. Allora, il rispetto, quindi anche una dialettica non aggressiva. Io non ho nelle corde di parlare male della gente o degli altri. Io sono critico con me stesso o con chi lavora con me, e penso che questo mi ha fatto anche crescere come persona negli anni. Ho imparato a essere critico con me stesso e meno con gli altri. Poi mi interessa meno quello che fanno gli altri, mi interessa meno quello che fa un altro partito. E chiaramente sto attento che quello che voglio dire io poi passi, che venga seguito, e non accettare a tutti i costi quello che deve essere un consenso generale per arrivare a delle soluzioni che oggi probabilmente annacquano un po' il senso vero dell'azione politica. E qui forse faccio
una mia riflessione, io credo che il lavoro del Presidente deve essere un lavoro di spinta, soprattutto oggi per il Partito Liberale Radicale. Allora, il Partito Radicale oggi, secondo me, ha lavorato bene nelle sue strutture, ha delle sezioni, ha delle persone e delle personalità assolutamente valide, stasera ne avete avuto già un esempio, e quindi cosa manca oggi? Manca forse di fare veramente quella politica, di far sentire che la politica è importante per la società civile. Allora, il ruolo del Presidente io lo interpreto, come l'ho sempre interpretato anche in una piccola sezione dove l'ho fatto, deve essere un ruolo di spinta, di promuovere delle idee, anche di provocare. Non è il ruolo che deve avere un consigliere di Stato, però il Presidente del Partito deve aiutarlo a volte anche provocando. E qui penso che, soprattutto oggi, abbiamo bisogno di renderci conto che nei giorni abbiamo la responsabilità di governo, ma siamo in minoranza a livello di Consiglio di Stato, in Cantone, e quindi in questo momento non dobbiamo aver paura di andare anche davanti a delle votazioni, non dobbiamo aver paura di non essere d'accordo con gli altri, dobbiamo trovare degli accordi, sicuramente oggi in questa situazione di emergenza particolare economica, di disavanzi 2019, di 2020, preconsuntivo, queste cose avete sentito tutti, bisogna trovare un accordo sicuramente con gli altri partiti, però non bisogna partire già dicendo noi siamo d'accordo, di trovare l'accordo, dobbiamo pretendere di far presente agli altri le nostre ragioni, dobbiamo pretendere di non essere sempre d'accordo con tutto quello che sta accadendo. Allora, per me questo è un po' un concetto generale dove l'economia chiaramente oggi è molto importante perché il Canton Ticino ha bisogno di un'economia sana, molto forte, abbiamo un Consiglio di Stato che è un eccellente tecnico, lo considero un eccellente ministro, dal mio punto di vista oggi dobbiamo lavorare molto su questo aspetto per avere veramente un'azione molto incisiva che permetta poi anche di avere quelle risorse per una ridistribuzione della ricchezza. L'attenzione, la percezione della socialità è fondamentale nel nostro cantone. Io ho uno slogan dentro di me che dice un Ticino forte che quando si volta nessuno deve restare indietro. Questo è un po' il criterio alla base del mio pensiero che vorrei portare avanti se dovessi essere eletto come Presidente del Partito. Faccio un breve inciso su quello che per me è anche un certo scollamento tra la politica del Canton Ticino e la politica federale. Io non mi sono trovato d'accordo con la posizione del Partito Nazionale quando ancora in fase consultiva e durante i negoziati ha detto l'accordo quadro va bene così. Cioè, questo è stato un gravissimo errore dal mio punto di vista, un errore tattico che ha indebolito notevolmente i negoziatori svizzeri con l'Europa, perché andare a dire intanto che stai negoziando l'accordo va bene così è come dire non c'è finita da negoziare. Le conseguenze le abbiamo oggi, no? Con un nostro consigliere federale che è in difficoltà perché deve cambiare il negoziatore e quindi il danno è stato fatto. La stessa cosa l'ha fatta anche Economy Suisse, lo sapete, no? Conclamando che questo era un accordo da firmare a tutti i costi. Va bene per loro, ma per il Ticino questo non andava bene. Al Club dei Mille abbiamo avuto la Presidente nazionale, io l'ho detto. Devo dire che mi sono sentito veramente un po' anche messo in difficoltà perché sembravo un po' fuori dal cuore in quel momento lì, ma del Ticino non hanno capito granché, perché questo accordo quadro, così come è stato impostato, non va assolutamente bene. Non va bene perché non risponde ai bisogni dei ticinesi. E questi ticinesi lo sanno, lo sentono sulla loro pelle. E quindi se un partito liberale non ha neanche il coraggio, magari, di dirlo apertamente o di contrastare questa va bene per tutti, ecco che perdiamo i consensi di cui abbiamo molto bisogno. Questo è un aspetto. Poi penso che abbiamo un consigliere federale, Ignazio Cassis, che lavora molto ed è molto modesto rispetto al lavoro che lui svolge. Abbiamo eccellenti ambasciatori, Rocco Cattaneo e Alex Farinelli, veramente delle persone di merito che sono forti e che possono aiutare il cantone
a fare un passo avanti. Dalla politica federale però io mi aspetto di più, mi aspetto un'attenzione migliore per centri di competenza della Confederazione in Ticino. Abbiamo un'università che funziona bene, ne abbiamo parlato prima, abbiamo sentito prima nel filmato su Giuseppe Buffi. Questo è un bel esempio virtuoso di come noi ticinesi possiamo fare delle belle cose, no? E quindi abbiamo le capacità, le competenze, dobbiamo ogni tanto però anche farle presenti. Abbiamo Altransit, abbiamo la Galleria del Ceneri adesso, quindi siamo assolutamente connessi con la Svizzera e abbiamo bisogno che la Svizzera si ricordi un po' di più del Ticino. Ecco. Guardate, non sono degli slogan così tanto buttati là, perché io sono qua, ripeto, non sono in corsa contro nessuno, sono una voce di chi ha lavorato, sta lavorando e ha contatto con il territorio e che sente che il territorio chiede alla politica una presa a carico di una certa natura. Poi il territorio può dare molto alla politica e può far crescere sia il paese prima di tutto e il Partito Liberale anche. Grazie per la vostra attenzione.